I mercati ripartono, ma insomma, l'amministrazione forse non si è fatta trovare preparata. Sì, il problema è che i mercatini ripartono. Siamo accusati che nei mercati c'è disordine, non si rispettano le regole e non si vive nella disciplina e nell'educazione più totale. Quando veniamo qua, che 8 padri di famiglia non possono svolgere il proprio lavoro, perché vedete c'è uno scempio, c'è proprio una schifezza. Io da palermitano mi vergogno a commentare queste cose che state vedendo, perché il diritto al rispetto e all'educazione e di tutti i cittadini. È impossibile che nel 2020 esistano ancora queste cose. Di chi è la colpa? Di chi può essere? In primis si mettono di noi cittadini, perché sono convinto che qualche cittadino ha commesso tutto questo scempio. Ma non possiamo addebitare solamente la colpa ai cittadini, perché l'amministrazione c'ha la sua colpa, perché ci sono delle leggi, delle regole da rispettare e l'amministrazione comunale sa come farle rispettare. I mercati sono riaperti facendo un pochettino di lotta, ma ce l'abbiamo fatta, però l'amministrazione comunale, come potete vedere, è sempre assente. Si capisce benissimo che il cittadino, perché è il cittadino che butta la spazzatura, ma l'amministrazione comunale è completamente assente. Gentilmente, diciamo noi, puliamo un po' la nostra città, rendiamo Palermo per com'è. Bellissimo che abbiamo il sole, il mare e tutto. Palermo è la città più bella del mondo, però vedendo questi monumenti è propriamente da schifo. La gente è contenta e viene ad acquistare qua invece che nei centri commerciali. Abbiamo Fkuim, Todere, Gambero, però a Munizza Darariere si va a levare, signor sindaco, perché i mercati hanno diritto di lavorare in sicurezza e il sindaco deve farlo.